0 e beffa per l'Arsanese. Guarda, io sto venendo dagli spogliatoi, ho fatto un applauso e un abbraccio a tutti i calciatori dell'Arsanese, perché se lo merita, hanno disputato un'ottima partita. Solo la sfortuna è una terna arbitrale scandalosa. Io non mi lamento quasi mai degli arbitri, ma oggi si è visto di tutto e di più. Poi pali, traverse, grandi parati del portiere avversario, si è messo l'uno e l'altro e è venuto alla fine sull'unica loro traversone, hanno trovato il gol e noi eravamo all'attacco, sebbene da un tempo in 10 uomini, da quasi un tempo in 10 uomini. Comunque niente, non ho parole per questa terna arbitrale. Io l'avevo detto nell'intervallo di sostituire Incoronato, perché alla prima occasione l'arbitro l'avrebbe espulso, perché il 6 il primo tempo e il 2 il secondo tempo hanno fatto una sceneggiata. Sì, sicuramente una beffa, però questo non ci deve far abbassare la guardia, saremmo ancora più cattivi e più convinti di prima. Oggi mercoledì abbiamo avuto una battuta d'arresto che ce la meritavamo, ce la siamo conquistati sul campo, sempre in 10. Oggi abbiamo giocato in lungo e in largo, pure in 10, non abbiamo temuto l'avversario. L'avversario ha fatto una giocata alla fine dell'incontro, ha fatto gol, ma purtroppo il calcio è anche questo. Senza parlare della terna arbitrale, perché preferisco non parlare, però sicuramente ha indirizzato una partita verso un solo indirizzo. Il sogno playoff è svanito? No, ma non c'era nessun sogno, c'era una condizione di partita per partita. Adesso ci andiamo a giocare la partita alla Lamezia, pensando che abbiamo fatto 2 sconfitte. Sicuramente andremo alla Lamezia, su un campo importante, a giocarci la partita. Allora, prima di interpellare la Moviola, volevo sentire un attimo Addeo. Addeo, tu sei un difensore. Quel gol perché l'ha preso l'Arsanese? Vabbè, penso sia stata un'azione penso sia stata un'azione di contropiede, possa capitare. Purtroppo è la legge del calcio. Una piccola disattenzione e ti puniscono. Visto che il giocatore dell'Arsanese è praticamente caduto. Quello che avrebbe dovuto praticamente anticipare l'avversario, è stato ingannato dal salto dell'altro attaccante che non l'ha presa. Comunque è stato anticipato letteralmente dall'attaccante. Però, quindi penso che stava in una posizione anche un po' in difetto. Su un cross del genere penso che si doveva trovare un po' in avanti per anticipare la palla. Su quel traversone. Appunto, perché il traversone era prevedibile, sarebbe. Sì. Poi si è creata una situazione di un difensore perché contro due attaccanti, la palla è caduta talmente bene in testa dell'attacco, comunque ha fatto un grande gol. Un bel gol, per l'amor del cielo. Io dell'Arsanese ne ho parlato sempre bene. Però giustamente ha abbassato la guardia dal dopo Perugia, ha fatto una grande partita con il Perugia una decina di giorni fa. A stenti, insomma, il Perugia ha pareggiato, però poi ha abbassato la guardia contro sia il Celano, ultima in classifica, questa Isola Liri, però oggi sì, ha fatto la palla, diciamo, i 2/3 e l'ha comandata l'Arsanese, però poco incisiva in avanti, l'ho vista poco incisiva in avanti. Fuori la palma la possiamo dare a Salvati con 3-4 punizioni che si sono stampate sulla traversa. Senti, scusami, Alberto. Alberto, uomo, te sei andato? No, ci sei ancora? No, eccomi. Allora, velocemente, pensi che l'uscita, l'andata via di Carotenuto abbia le potenzialità in avanti dell'Arsanese siano diminuite moltissimo o no? No, perché subito dopo la cessione di Carotenuto l'Arsanese ha inanellato dei risultati abbastanza positivi. Diciamo che quest'oggi si è messo di mezzo un po' la sfortuna. L'arbitro che ha annullato un gol a mio parere valido, l'episodio sfortunato. Non bisogna comunque ricadere nel personaggio, ovvero nell'assenza di Carotenuto. Credo che l'Arsanese si stia comportando bene, parliamo sempre di una neopromossa, quindi non è stato un Carotenuto a portare l'Arsanese. No, assolutamente, dico, però hanno sentito la mancanza. Oggi ha giocato Ciro Manzo. Sì, ha giocato. Scusa, benissimo.
Volevo dire una cosa in merito. Comunque io ho avuto il piacere di giocare con Carotenuto. Comunque è un calciatore che in una squadra fa sicuramente comodo. Io non sono d'accordo che comunque la sua cessione non si sia risentita. Se ne è voluto andare lui, non è che l'hanno mandato via. Questo non lo sapevo, ma comunque è un giocatore Non c'è dubbio che Carotenuto sia un giocatore che faccia la differenza. Ha contribuito anche alla promozione della Non c'è dubbio, ma è comunque ne ha guadagnato comunque lo spogliatoio, perché si vedeva che Pasquale Carotenuto creava comunque dei problemi, dei dissidi all'interno. Quindi la società ha voluto premiare il gruppo anziché il singolo. Perfetto, benissimo, ok, d'accordo. Allora andiamo in Moviola, mi sembra che stavolta hai qualcosa in più. Sì Mario, prima di andare sulla Moviola dell'Arsanese, nella quale spero di essere abbastanza obiettivo, però ho sentito l'intervista del presidente dell'Arsanese e mi conforta il fatto che lui mette sullo stesso piano gli errori arbitrali oggi con i pali e le traverse, dove probabilmente possiamo dire, indipendentemente dal fatto, esistono anche errori da parte dei giocatori nel momento in cui la palla, guarda caso, non va lì. Quindi si può partire con questa moviola che è un po' complessa, come vedremo nel dettaglio. Questo praticamente è il gol annullato all'Arsanese, sul quale effettivamente non riesco a vedere immediatamente quale possa essere stato il fallo dell'attaccante. Anche perché la stessa attaccante, come se la regia ci ripropone un attimo proprio il momento dello scontro, ecco il cross sempre al centro dell'area come vedremo, e praticamente come vedremo i due giocatori non sono assolutamente praticamente in contatto, né tantomeno ritengo che esista un momento di impatto da parte del numero 11 verso il difensore. Forse il fuorigioco avrà... Io ho pensato al fuorigioco, ma rivedendolo meglio, scusa se ti interrompo, rivedendolo meglio, se torniamo un attimo un'altra volta dietro con l'azione, vediamo che esiste effettivamente un difensore, anzi due difensori che dovrebbero tenere in gioco l'attaccante. Ecco, non proprio adesso, un attimo prima. Ecco, quando parte il cross, vedete, ecco, in questo momento il numero 11 è sicuramente al di qua dell'ultima linea del fuorigioco. Io mi sono fatto errore arbitrale. Mi sono fatto un'idea di questo. L'arbitro è stato indotto all'errore perché il difensore si è reso conto troppo tardi di essere in ritardo sulla palla e ha scimmiottato questa caduta. E l'arbitro è caduto nell'errore. Ha bucato l'intervento. Va bene. Possiamo andare avanti? Sì. Ecco, questo è ancora un altro fallo richiesto da parte dell'Arsenese, dell'attaccante che passa praticamente al numero 16, che viene poi a questo punto atterrato. Se rivediamo un attimo l'azione con più tranquillità, c'è un impatto probabilmente del piede sinistro dell'attaccante, ma in questi termini ritengo che ci possa essere anche gli estremi di una simulazione. Sono d'accordo, qua ci sono gli estremi della simulazione, ma il primo era gol. Il primo era gol netto per l'Arsanese. Va bene, allora diciamo così, un Arsanese sfortunato, perché se hai visto incappato in un arbitro un poco più in forma, probabilmente stasera parlavamo della vittoria dell'Arsanese. Se non me l'avesse preso da quello che ho sentito pari e traverse, parlavamo di un pareggio dell'Arsenese. Vabbè, ok. Allora, non è finita la moviola. Non è finita? No, adesso c'è un episodio che è stato anche oggetto di intervista. Vediamo un attimo. C'è praticamente questo scontro volante dei due giocatori, eccolo, e dove qui l'arbitro, in maniera, devo dire, categorica e perentoria, per usare questi due aggettivi, si rivolge praticamente al giocatore dell'Arsenese e lo espelle. Allora, l'espulsione, la regola 12 lo dice chiaramente, in questo caso io presumo che esiste praticamente un caso, classico caso di condotta violenta. La condotta violenta è legata soltanto al fatto che questo giocatore dell'Arsenese abbia praticamente potuto, con il gomito o entrambi i gomiti, se lo rivediamo anche un attimo momento, saltare addosso l'avversario e quindi ritenendo praticamente a questo punto pericoloso questo tipo di intervento. Mi sembra eccessivo. Se forse sì, infatti potrebbe essere eccessivo, però si sono parlati anche di ruggini durante la partita. Sì, se posso intervenire, durante la partita, durante l'arco della partita c'è già stato un intervento molto simile dove
il difensore è intervenuto in ritardo dando una cosiddetta capocciata di incoronato, i due se le sono dette anche dopo e l'arbitro ha richiamato entrambi. Ora vedendo di nuovo l'accaduto probabilmente ha visto l'azione scomposta di incoronato pensando così. Può essere una spiegazione, ma sicuramente non è una spiegazione tecnica a favore dell'arbitraggio, nel senso che se esiste un arbitro con una personalità spiccata di fronte ad un contrasto anche continuo che può avvenire tra due giocatori, in questo caso praticamente ci deve essere una maniera preventiva di fare in maniera tale che poi non avvenga quello per il quale poi lui ha ritenuto espellere, ecco. Va bene, ti ringrazio, ci Prego. Sentiamo la prossima settimana, abbiamo chiuso con la Moviola stasera, non mi sembra. Perfetto, allora Ada, ci leggi qualche sms? Sì, allora, un grande abbraccio al direttore mai dimenticato, Avvocato Maglione. Benevento ti porterà sempre nel cuore. E poi ciao, sono Sabatino da Cicciano, forza Presidente, forza Cicciano. Vuoi un'altra? Sì. Sai qual è la squadra preferita di un orologiaio? Di un orologiaio, di un orologiaio, no. Lo Zenit. Va bene, allora, ecco che arriva il titolo d'ingresso di una nuova categoria, è quella della Serie D. Allora, andiamo nei gironi centrali. Nel girone F, goleada dell'Ancona, risponde il Teramo vincendo con una quintina, pari tra Civitanovese e San Benedettese, era un big match. Nel girone G vincono Salernitana e Pomigliano, 8 gol totali in palestrina Selargius. Maiana. Continuiamo con i risultati, questa volta per la Serie D, girone F. Juventus Agnonese 1-0, Ancona Miglianico 7-1, Atessa Canistro 2-0, Civitanovese San Benedettese 1-1, Isernia Rimini 0-0, Curi Sant'Egidio 2-0, Riccione San Nicolò 0-0, Teramo Jesina 5-1, Vispesaro Recanatese 1-2. In testa alla classifica troviamo il Teramo con 59 punti, segue Ancona 52, San Benedettese 50, Civitanovese 48, Isernia 41, San Nicolò 39, Trivento 38, Recanatese 34, Jesina 33, Vispesaro 32, Agnonese 30, Riccione Atessa 29, Sant'Egidio 24, Renato Curi 23, Canistro 19, Miglianico 17, Rimini 5 punti. Andiamo stavolta invece al girone G, sempre per la Serie D. Anzio Lavino Civitavecchia 0-0, Budoni Boville 1-1, Fidener Sacchena 2-1, Sora Montorotondo 0-0, Marino Sant'Elia 5-1, Porto Torres Astrea 1-1, Palestrina Selargius 6-2, Pomigliano Scinzia 2-0, Salerno Sibilla Bacoli 4-1. In testa alla classifica con 51 punti c'è il Salerno, segue Marino 45, Porto Torres 41, Fidene 40, Budoni e Palestrina 39, Astrea 37, Selargius e Pomigliano 35, Arzachena 31, Sora 30, Anzolamino e Monterotondo 29, Civitavecchia 28, Cinzia 26, Boville e Sant'Elia 21, Sibilla Bacoli 18 punti. Benissimo, Alea. Allora eccoci col solito appuntamento esterno ad Ancona, il Corriere dell'Adriatico, Stefano Rispoli. Stefano! Buonasera, buonasera a tutti, ciao Mario. Ti sei divertito oggi Stefano, dai, 7 gol mi sembra, no? Sì, 7 gol più uno del Miglianico fanno 8. Va bene, certo, 8. Senti, adesso ti faccio vedere, abbiamo una clip di 29 secondi, non di più, di questa partita, perché è arrivata a rilento sull'FTP, abbiamo salvato i 29 secondi. Vediamo un po' se la regia ce lo può mandare in onda. La regia non è pronta ancora. Allora, intanto che arriva la regia, comunque ci può mandare in onda mentre stiamo parlando, vorrei sapere da te. Allora, questa vittoria quasi inutile, no, per il primo posto, o sbaglio? Diciamo che tiene viva perlomeno le speranze, mettiamola così, anche se obiettivamente recuperare per l'Ancona il distacco dal Teramo con 9 giornate al termine del campionato e con 7 punti di distacco, francamente, insomma, è un'impresa, però perlomeno tiene vivo il campionato e permette all'Ancona di, ecco, di non mollare e di dare un senso a questo finale di campionato. Ancona non solo, perché c'è anche la San Benedettese sempre in corsa, ricordiamo che oggi si è pareggiato nel derby di Civitanova, tra l'altro derby infuocato, finito 1-1, ma c'è stata anche una mezza rissa in campo, insomma un derby molto sentito. La Samb al momento ha 2 punti dall'Ancona, ma
mercoledì deve recuperare una partita, per cui può rimettersi in corsa e può riconquistare il suo secondo posto. Benissimo, vediamo un attimo se abbiamo il filmato, se la regia mi indica qualcosa, un cenno. I 7 gol e un sorriso bello largo, finalmente una domenica serena e tranquilla per l'Ancona, come per il Miglianico che arriva a Castelfidardo per fare praticamente una scampagnata, ma rimedia una figuraccia perché la squadra di Trillini affonda sempre il colpo. In campo neutro, a porte chiuse, ma i tifosi ci sono e si sistemano sulle recinzioni fuori dal comunale, riprende vigore la speranza che questo campionato non sia ancora finito. Tutto troppo facile per i dorici. Qua mi mancano solo i gol praticamente, perché non siamo riusciti ad avere tutto il filmato, perché lo sai come funziona l'FTP. Comunque ti voglio ringraziare e cosa dirti, speriamo, dai, la speranza è sempre l'ultima a morire, così Stefano? Sì, no, per carità, poi teniamo conto anche che lo ricordiamo sempre, lo scontro diretto Teramo-Ancona l'ultima giornata si giocherà a Teramo, per cui in realtà lì ci sono 3 punti in pario e alla fine, quindi il distacco effettivo potenziale tra Teramo e Ancona oggi non è di 7 punti ma di 4, perché in virtù appunto di questo scontro diretto all'ultima giornata, per cui ecco, l'Ancona spera sempre di arrivarci con il margine necessario per giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti. Non sarà semplice, però insomma la rincorsa continua. Beh certo, la speranza è sempre l'ultima a morire. Ti ringrazio Stefano, a risentirci. In bocca al lupo. Allora, Ada, c'è qualche altro sms? Mario, qui lo vuoi un complimento? Ogni tanto lo leggo qualche complimento. Dice Mario, sei sempre unico e grande. Saluti di Angelo Emma. Chi è? Emma è il papà di un giocatore del Gaeta. Ah, ho capito. Eccolo qua. E sta su Facebook anche lui. Praticamente oggi sarà contento perché il Gaeta finalmente ha vinto una partita. Insomma, oggi, a me con Cristoforo non è che sia poi tanto difficile vincere. Anche se ha dato molto filo da torcere in Campania, sia la Turris. Sì, hai ragione. Allora, va bene, ok. Adesso abbiamo una nuova telefonata con Roberta Sironi da Salerno. Roberta, ci sei? Sì, Mario, buonasera. Eccola qua, Roberta è una new entry per quanto riguarda il Golden Goal. Allora, Roberta. Purtroppo non siamo riusciti a prendere e ad avere per tempo il filmato del Salerno, per cui sta tutto a te raccontarci oggi questo 4-1 contro la Sibilla Bacoli. Si scontrava la prima in classifica contro l'ultima in classifica. Ahimè, purtroppo l'ultima è una campata, la Sibilla Bacoli. Sì, perfetto Mario. Allora, il risultato finale di 4-1 parla chiaro. In campo si è visto l'enorme divario tecnico tra il Salerno e il Bacoli. Da una parte il Salerno capolista, dei big, Biancolino, Giubilato, Montervino, De Cesare. Dall'altra parte un Bacoli che quest'anno purtroppo ha dovuto ridimensionare i suoi programmi. Un Bacoli che non direi che ha demeritato, ma che di fronte si è trovato questa volta un avversario troppo più forte. Per quanto riguarda le formazioni, Perrone oggi ha accantonato il 4-2-4 che non aveva sortito i frutti sperati nelle scorse settimane ed è ritornato al 4-3-3, preferendo lasciare Munard in panchina e schierare in attacco De Cesare e Caputo a supporto di Biancolino. La gara è iniziata in discesa per il Salerno che è passato in vantaggio appena al 7° minuto con Biancolino, bravo a finalizzare di testa un cross di De Cesare dalla destra. Al 14° i padroni di casa hanno subito raddoppiato con lo stesso Biancolino che questa volta è stato imbeccato da Caputo per la rete del 2-0. Bacoli tramortito ma che comunque ha avuto la forza di reagire e di riaccorciare le distanze al 19° grazie ad una disattenzione, diciamo così, della retroguardia di casa. Giubilato infatti perde Giglio che di testa ha messo a segno il gol della bandiera per la compagine flegrea. Però tempo di festeggiare non ce n'è stato per gli ospiti perché il Salerno al 20° ha allungato nuovamente le distanze con Biancolino, autore quindi di una tripletta lanciato da un De Cesare incontenibile quest'oggi sulla fascia destra. L'ultimo sussulto del primo tempo lo ha regalato Caputo che in pieno recupero ha tentato di beffare il portiere avversario con un pallonetto che però è finito fuori di poco. Alla ripresa il Bacoli ha cercato di reagire
subito un doppio cambio c'è stato dentro Caputo e Piccolo per Dascia e Bonifazio, però la musica non è cambiata. È stato sempre un monologo del Salerno che al decimo della ripresa ha trovato anche il gol del 4-1 con Caputo sugli sviluppi di un corner. Perfetto, Roberta, io ti ringrazio. La prossima volta cercheremo di avere anche le immagini, stavolta non ci siamo riusciti. Comunque hai descritto così bene la partita che praticamente ce l'hai fatta vedere. Grazie mille Mario, buonasera. Ciao carissima, ciao, buonasera. Allora, io adesso passerei bravi questi miei collaboratori esterni, eh? Sì, soprattutto questo. È brava, è una bella guaglione, sinceramente. Ecco qua. Non è perché è bravo. No, anche perché capisce il presidente. Allora, quando sono brave e belle, guarda, veramente è certo. Veramente. Principalmente brava, poi anche bella. No, no, prima bella e poi brava. No, sto no. Scherzando, dai, dai. Mario. Ah, no, con mia moglie siamo scherzati, capito? Con mia moglie a casa ma sì. No, no, per l'amor di cielo non ci interessa affatto, assolutamente. Comunque, dire tu, con quei giocatori, la Sibilla poteva fare ben poco, insomma. È un livello tecnico che è enorme praticamente. Anzi, mi meraviglio come non l'abbiano già chiuso questo campionato. È perché hanno più per demerito della Salernitana che per merito del Marino, sinceramente. Allora, a questo punto io direi di passare al girone meridionale, i due gironi meridionali, girone H e girone I. Nel girone H, sempre della Serie D, vincono le tre big del campionato. Casertana, Corsara Nardò, bene il Gaeta, Viribus Umpali, che vale veramente molto. Nel girone I, a suon di gol, il Messina costringe la resa alla capolista Interreggio. Il Nuvola, nonostante tutti i problemi che ha, non li elenchiamo perché sono tantissimi, ma è a soli 3 punti dalla vetta. Vai, Ada. Dopo ricordami, devo leggere il messaggio che mi è arrivato proprio adesso riguardo il Nuvola e Nola, in effetti, giusto? Certo. Ok. Quindi per la Serie D andiamo al girone H. Campania Brindisi 0-0, Trani Casarano 0-0, Gaeta Cristoforo 2-1, il Sinese Turris 2-1, Ischia Real Nocera 3-1, Martina Franca Inter Napoli 1-0, Nardò Casertana 0-2, Sarnese Grottaglie 3-1, Viribus Unidis Francavilla 0-0. In testa alla classifica l'Ischia con 52 punti, segue Martina Franca 51, Sarnese 50, Casertana e Francavilla 44, Campania 41, Brindisi e Nardò 39, Turris 38, Casarano 36, Trani 31, Inter Napoli 28, Irsinese 24, Grottaglie 20, Viribus Unitis 18, Cristoforo e Real Nocera 17, Gaeta 16 punti. Sempre per la Serie D andiamo al girone I. Adrano Acri 4-2, Battipagliese Sambiase 1-1, Cittanova Nissa 0-2, Licata Gelbison 3-2, Marsala Palazzolo 1-0, Messina Interreggio 3-2, Cosenza Cireale 1-1, Nuvola Grecanica 2-0, Sant'Antonio Abate Noto 3-2. In testa alla classifica l'Interreggio con 42 punti, segue Adrano 41, Nuvola 39, Battipagliese e Cosenza 38, Licata 37, Palazzolo e Acri 36, Messina 35, Marsala 34, Gelbison 31, Sant'Antonio Abate 29, Noto 28, Grecanica 27, Sambiase Cireale 26, Nissa 22, Cittanova 19 punti. Benissimo, dopo ci dai l'SMS, te lo chiamo io, ti chiamo io. Ti chiamo io per quanto riguarda il Nola. Ecco, uno che conosce molto bene la situazione del Nola e mi sembra che sia proprio Tufano. Allora, Salvatore, senza soldi, senza denari, senza niente, senza organizzazione, il Nola sta a 3 punti dalla vetta. Perché questo miracolo? Qua gli elogi si sprecano. Gli elogi si sprecano. Questo trio venuto da Castellammare di Stabia, da lontano, e presidente, allenatore e direttore sportivo Vitaglione, tra i quali saluto e stimo tanto, è stato un mio ex allievo, e comunque a pensare che abbiamo parlato una decina di domeniche fa, quando il Nuvola stava penultima in classifica, aveva toccato il fondo. E si pensava a salvare la categoria,
la prima cosa da fare era salvare la categoria con qualche innesto importante, comunque qualche innesto c'è stato e come, e da 10 giornate a questa parte in nulla, nonostante però, qualche sconfitta. Però diciamo, diamo pure un'altra parte della, della bilancia. È venuto meno l'Acri che era prima in classifica, è venuto meno la Battipagliese che si è praticamente autodistrutta. E che vinse a Nola, che venne a vincere a Nola la Battipagliese, lo stesso Licata, ha vinto a Nola. L'Interreggio che ha conquistato la seconda sconfitta, una serie di circostanze. Sì, diciamo che il bravo, è basso, diciamo che... esatto, se non era per questo comunque il Nola adesso non staremmo a parlare a 3 punti dalla vetta, se non, però il Nola comunque ha fatto i suoi exploit, ha tolto 6 punti al Cosenza, un Cosenza ben attrezzato per salire, il Nola ha vinto in casa e fuori casa. Perfetto, comunque, va bene. Se lo adesso merita tutto la posizione che occupa. Sì, 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 evitualmente se ne si è accorto, no? Io gli farei una domanda. Senti una cosa, aspetta un attimo, intanto io vorrei vedere questa sconfitta, ahimè, dell'Inter Napoli, se ci può mandare in onda il filmato senza audio, ce la vediamo intanto che tu mi facevi questa domanda e volevi fare, eccola qua, questo è il rigore che ha portato all'unico gol della giornata del Martina Franca che ha vinto contro l'Inter Napoli. Sì, dimmi, vai. Vorrei capire, domandando a Tufano, quale sarebbe la finalità e il vantaggio dei playoff ancora che li continuano a fare nel campionato nazionale. Non mi trovi d'accordo. Cioè? Io in primis io li ho bocciati già 15 anni fa, 18 anni fa. Non hai capito la domanda. La finalità adesso ormai si va incontro, probabilmente lo dice chiaramente la Lega Pro, alla riduzione organica delle 76 squadre, che è stato già tanto difficile riuscire a metterle insieme, a 60 squadre in un'unica Lega Pro di 3 gironi. Salvo il diritto alle 9 vincenti ciascuno di ogni girone, qual è la finalità di continuare a fare i playoff, visto che praticamente non c'è nessuna possibilità che una vincente dei playoff possa salire, possa salire, sì, questo lo sapere. Perciò qual ho detto la boccia, la ragione per cui ancora solo forse per mantenere viva, forse per mantenere vivo il campionato, se no va in estasi già. Già all'inizio del giro di ritorno già lo salutano, solo questo. Benissimo, me. Allora stavamo parlando noi, stiamo rivedendo e vedendo quanto è successo sul campo del Martina Franca contro l'Inter Napoli, che si è battuto abbastanza bene, sei d'accordo Deo? Dalle immagini che vediamo insomma. È stata una partita molto equilibrata, purtroppo solo di un gol è andata male, la peggio. Perfetto. Allora, dicevamo, prima io dicevo, sì è vero che la nuvola, l'innola, io la chiamo nuvola perché praticamente così la chiama la federazione, la chiamo pure io nuvola, comunque è il Nola, anche perché in eccellenza c'è l'Atletico Nola che non è il Nola, insomma, vabbè, fate voi. Allora, in definitiva, stavo dicendo, sono venute meno praticamente tutte le prime in classifica e chi è venuto meno è anche l'Interreggio che sembrava ormai proiettata e oggi a Messina ha perso una brutta partita. Vediamo un poco, per noi chi ci può raccontare tutto è il giornalista Mario Garozzo da Acireale per Canale 9. Pronto? Mario, ci sei? Sì, buonasera direttore, buonasera a tutti voi in studio. Ciao Mario, senti Mario, io direi di vedere prima il filmato perché c'è l'audio del filmato, ce lo sentiamo e ce lo vediamo e poi tu ti fai un'analisi anche di questo girone se sei d'accordo con me. Che il Nola che si trova a 3 punti è praticamente perché le grandi squadre quando arrivano al primo posto poi cadono. Vediamo un attimo intanto il filmato, via con la regia. Ricorda Lucio Dalla prima della partita alcune canzoni del vasto repertorio del cantautore bolognese, stroncato in Svizzera da un infarto. Assenze pesanti da una parte e dall'altra, giallorossi orfani di Capitan Coppola, calabresi privi di Eseola e dell'ex Firenze Franceschini. I ragazzi delle scuole calcio fanno da sfondo al derby dello stretto. Parte a razzo il Messina che rischia di passare in vantaggio al 55esimo secondo con una conclusione in rischio di Cocuzza. È solo il preludio del gol che arriva al 10° minuto. Grande apertura di Grillo per Cocuzza, il numero 10 si invola verso la porta e in diagonale deposita nell'angolino basso.
Messina 1, Inter Reggio 0. Il gol del vantaggio stranamente addormenta il Messina e scuote gli ospiti che ottengono il pari al minuto 19 con il Pallari libero di colpire di testa nel cuore dell'area di rigore. Al 33esimo grande chance per Corona che stoppa bene e batte a colpo sicuro trovando la provvidenziale. Trupi, ma il gol arriva due minuti più tardi ed è opera ancora di Cocuzza, davvero un lusso per la categoria. Per il biondo attaccante si tratta del sigillo numero 11 in campionato. Cocuzza scatenato anche ad inizio ripresa, pennellata per Corona, stacco imperioso di Re Giorgio ed è il 3-1 del Messina che sfiora il 4-1 in due occasioni prima di subire il 3-2 grazie alla perfetta punizione di Palumbo. La capolista ci crede e si getta in avanti a testa bassa nel tentativo di pareggiare mentre gli uomini di Bertoni arretrano pericolosamente. Al 27esimo si rivede il Messina con occhi pinti che timbra il pallo sugli sviluppi di una punizione. Al 39esimo fuori Corona, dentro Alizzi e fascia di capitano che termina sul braccio di D'Alterio. Non corre grossi pericoli Rossi Pontello, così